Quando ero in terza media ho scelto il BUS perché è una scuola diversa. È una scuola che a me è piaciuta tantissimo, sono alla fine ormai dei miei studi e sono contentissima della scelta che ho fatto perché il BUS è una scuola dove il rapporto con i professori è diverso, si sente il clima di famiglia. È una scuola dove io mi sono sentita accettata. È una scuola dove, nonostante siano quattro indirizzi completamente diversi, siamo tutti un'unica grande famiglia. Non si sente che uno fa lo scientifico, uno fa il grafico, uno fa relazione o l'informatico, anche perché soprattutto i professori sono gli stessi. Quindi spesso le stesse materie vengono insegnate dagli stessi professori all'interno di tutti gli indirizzi. Io sono Marzia Iori, sono insegnante di inglese del BUS Pascal e ricopro il ruolo di coordinatrice dell'indirizzo Relazioni Internazionali. L'indirizzo Relazioni Internazionali si basa sostanzialmente su due pilastri molto profondi e ben stabili. Il primo è quello delle lingue, che sono state notevolmente potenziate nel numero di ore e aggiornate per come vengono concepite e insegnate, e l'altro è quello dell'aspetto economico-giuridico. Abbiamo scelto di mantenere e di portare avanti questo progetto basato su questi due pilastri per i forti legami che ci sono tra la nostra scuola e il territorio. Infatti, abbiamo constatato che le iniziative del territorio richiedono questo tipo di professionalità e competenze. Inoltre, considerando le molte nuove proposte dei corsi di laurea universitari, abbiamo notato che sono praticamente l'estensione di questi ambiti disciplinari: diritto, economia e lingue straniere. E in questo indirizzo, oltre a studiare per le lingue la grammatica, chiaramente, perché è la base di tutto, e abbiamo studiato anche marketing e economia in generale per tutte le lingue e anche una parte di letteratura, per cui è un percorso completo. Per questo motivo riteniamo che la proposta del nostro indirizzo sia una proposta forte, totalmente spendibile, attuale e una buona base per il futuro. L'indirizzo ha scelto di potenziare le lingue nel numero delle ore settimanali. La nostra scuola ha aumentato il pacchetto di ore di tutte le lingue straniere e ha complessivamente il monte ore di lingue più alto di ogni altra scuola di indirizzi linguistici. Questo incremento si attua nel triennio per l'inglese e la terza lingua straniera, mentre la seconda lingua è stata potenziata in prima. Ritengo che la proposta del BUS Pascal, per tutti coloro che amano le lingue e che le vogliono studiare, sia assai rispondente perché propone un approccio quantitativo e qualitativo nell'arco del quinquennio assai diversificato e interessante. Cosa si studia delle lingue a relazioni internazionali del Pascal? Certamente gli aspetti comunicativi necessari a capire, a farsi capire e a comunicare sia oralmente che in forma scritta. Si dà agli studenti una robusta conoscenza di lessico relativo a business, ma non solo. Si affrontano tematiche di attualità, di civiltà, di letteratura e di cultura. Quindi, a chi è rivolto questo indirizzo? Certamente a studenti che amano le lingue e che vogliono avere una formazione in questo settore, senza dimenticare però un occhio all'attualità e agli aspetti economico-giuridici. È a metà tra una scuola linguistica e una classica ragioneria, perché appunto facciamo tre lingue straniere, ma facciamo anche economia e relazioni internazionali e diritto. E sono materie che, a differenza di altre scuole, ad esempio di un liceo, si toccano con mano. Sono materie che hanno un'applicazione pratica tutti i giorni. Nella nostra proposta formativa abbiamo anche introdotto lo studio della geografia in quarta. Ovviamente non si tratta della geografia tradizionale alla quale noi siamo abituati. È una materia che definirei trasversale, che chiamiamo geografia per brevità. In realtà è una materia polivalente, con un occhio sul mondo in continua evoluzione, sulle politiche e relazioni socio-ambientali nello scenario globale, sui flussi e sulle dinamiche sociali che riguardano il mondo in cui viviamo. Si studiano gli scenari attuali, ma con una prospettiva e con un occhio a quella che sarà la loro evoluzione nel futuro. È una materia che racchiude in sé lo studio delle dinamiche sociali, lo studio dei flussi economici, lo sfruttamento delle risorse naturali, la distribuzione e l'accesso alle risorse primarie del pianeta, rappresentando quindi una grossa lente sul mondo che ci circonda, cosa fondamentale per i nostri ragazzi che a volte non hanno spontaneamente questa curiosità.
La nostra ambizione è formare non solo degli studenti, ma dei cittadini informati, consapevoli del loro ruolo civico e del fatto che ormai non si è più solo cittadini italiani, ma si è cittadini europei e del mondo. Ecco quindi che essere preparati in questi due settori, che noi riteniamo fondamentali, può essere senz'altro d'aiuto alla formazione di una coscienza civile utile ad affrontare il futuro. Chiaramente il futuro studente sceglie l'indirizzo relazioni internazionali perché ha interesse alle lingue, o all'economia o al diritto, ma deve essere consapevole che queste non sono le uniche discipline del programma. Si tratta di un indirizzo decisamente dinamico. Noi proponiamo attività di solito molto gradite ai ragazzi e molto motivanti, per esempio gli scambi di classe, ospitare ragazzi stranieri, ore di conversazione con insegnanti madrelingua, stage linguistici all'estero e tanto altro. Gli Erasmus Plus, che consistono in un periodo di dalle 3 alle 5 settimane di tirocini all'estero in un paese che può essere Germania, Inghilterra o Francia, ma anche altri. La mia esperienza è riguardo a Bristol, in cui sono stata, essendo una borsa di studio, non ho pagato né il viaggio né il vitto né l'alloggio, perché sono stata con una famiglia, la host family, e ho imparato molto bene l'inglese e sono stata fortunata ad avere due lavori, di cui una era la volontaria in un charity shop, quindi ho avuto direttamente a che fare con le persone. E la seconda invece era fare da social media manager all'interno di un'impresa individuale, e quindi ho imparato l'inglese sia dal punto di vista tecnico informatico che quello del marketing. Ho scelto di frequentare il corso di ECDL, che è un acronimo che sta per European Computer Driving License, e questo è un certificato più o meno simile alle certificazioni di lingua, che è riconosciuto a livello europeo ed è inseribile anche nel curriculum vitae. Al bus soprattutto facciamo davvero tantissimi progetti. Per esempio, quando io ero in terza superiore abbiamo fatto un progetto con le Nazioni Unite, dove ognuno di noi rappresentava un paese straniero e dovevamo appunto immedesimarci in un delegato dell'ONU, ed è stata un'esperienza fantastica, perché comunque abbiamo messo in pratica tante cose che abbiamo studiato, era tutto in lingua inglese, quindi comunque ci siamo dovuti sforzare, ci siamo conosciuti perché era un progetto all'interno di tutte e tre le classi di relazioni, quindi diciamo che in questa scuola bene o male ci conosciamo tutti, non solo tra lo stesso indirizzo, ma anche tra più indirizzi. Siamo fortemente connessi con le università di Modena e Reggio, per cui abbiamo addirittura un progetto di collaborazione con gli Overseas Students che vengono dagli Stati Uniti per studiare a Unimore e che, diciamo, collaborano con noi per delle ore di conversazione libera con i ragazzi. E naturalmente, trattandosi di ragazze studentesse universitarie molto giovani, fa piacere ai nostri ragazzi poter interloquire con loro in modo libero al pomeriggio. Ad esempio, io ho fatto un sacco di progetti al pomeriggio, perché il bus ne offre davvero tanti, sia inerenti all'indirizzo che si studia, sia di carattere generale come teatro e palestre di educazione civile, che oltre a formare dal punto di vista educativo, formano anche dal punto di vista personale, perché aiutano a creare proprio un pensiero critico e la capacità appunto di esporsi e poter parlare senza problemi davanti anche al pubblico. Naturalmente non c'è bisogno di dire che essere informati sui propri diritti, sui diritti a livello mondiale, sull'economia, su quello che succede, e interconnettere tutte le proprie conoscenze è assolutamente fondamentale per poter vivere da persone informate, da cittadini del mondo oggigiorno, perché non dobbiamo mai dimenticare che la prospettiva dei nostri studenti non è certamente quella del confine nazionale. Un'altra caratteristica, direi, della nostra scuola, ma anche del nostro indirizzo, è cercare sempre di porre gli problemi da tante prospettive diverse, cioè certamente si insegna ma non si indottrina, si insegna, si cerca di porre le situazioni in modo problematico affinché lo studente senz'altro possa trovare un suo ruolo nel percorso didattico educativo, possa intervenire, possa collaborare e possa anche esprimere quello che è il suo pensiero, la sua opinione, si senta libero di esprimere se stesso. Questo per noi è importante.